Salve Macabros, ci troviamo nelle vicinanze di una struttura molto particolare a Imola. Chi conosce il posto lo sa, perdonate, ma io mi devo pubblicizzare un po' e voglio pubblicizzare questo mio libro intitolato Speculare Ipnosi, autore naturalmente sottoscritto, disponibile anche in audiolibro, recitato da me. Allora, immagine di copertina Eloise, foto by Joker Marino. Impaginazione, copertina Manuela Paric, scusate la distrazione, sono in bicicletta, tutti i diritti riservati. Allora, è un continuo. Incipit, vergato nel fuoco sacro della nostra passione sanguigna, e te che stipulammo un immortale purpureo patto inestirpabile, tu che leccasti il mio sangue, ma direi che di andare avanti, scusate, arriviamo. Capitolo 1. La malinconia può essere delittuosa o solo lacrimosa? Pervaso nottetempo dalla bellezza diabolica di questa meretrice mastodontica, non presi sonno e come un povero diavolo disgraziato gironzolai per casa dopo aver incontrato per l'appunto tale magnifica puttana così stronza in un angolo di periferia malfamato. Ma il libro poi prende una piega diversa e andiamo avanti. A caso vi becco il capitolo 5. Arriviamo al capitolo 5, scusate, capitolo 5, molto romantico. Venezia, rosso il mare delle mie emozioni, languido, si permeò di corposità virtuale che tangerà il reale, non solo metafisico, ma pienamente carnale. Scusate, ma qui l'illuminazione va e viene. Sì, quella notte nella quale costei da me prima riferitavi, mi contattò digitalmente, agendo di gustoso tange la mia anima da lontano soltanto con le dita di una mano furtiva. A Venezia mi trovai, in balia non soltanto del scroscio rumoreggiante delle onde marine e lagunari, bensì della mia solitudine incurabile. In quel periodo mio, peraltro già scombussolato a livello ormonale, si stazionai in laguna veneziana, ove fra poco si terrà il Festival di Venezia, per dimenticare forse i battenti febbricitanti, i miei dolori da uomo perdutamente innamorato. Andiamo avanti. Tu continua, tanto fra poco finisco, non ti preoccupare. Andiamo avanti, andiamo avanti. Pagina 51, sono 100 pagine. Capitolo 7. Macabros, le atmosfere lugubri. Inferno e paradiso, catarsi amore nostro sacro. Nell'incedere del mio avvicinarmi a costei, nel rabbrividire di calorose e feroci nostre reciproche emozioni, zampillando dentro di risorte grandiose condivise, tentazioni da innamorati gelosi e sempre più vicendevolmente golosi, spudoratamente ci amammo segretamente per parecchi mesi infiniti e intimamente calorosi, oscillando nel nostro cercarci, allontanarci e poi tentennare di nuovo, reprimendoci e poi schiudendoci, dunque rilluminandoci nell'estasiante baciarci anche sulla distanza, sfiorando le nostre pelli ed emozionalmente sbandando, sbranandoci e fuorviandoci reciprocamente con gelosie immotivate, lambendo e poi scarnificando la nostra vicendevole passione prorompente che anziché diminuire esponenzialmente crebbe a dismisura, contagiandoci amorevolmente con insistente ferocia, con irreprimibile e indomabile veemenza mordace, divampando in rabbie nostre sopite che ricongiuntesi nel perdonarci, dei nostri oscurati, elusivi bagliori ora riesplosi, sanguignamente assolsero tutte le nostre pavidità meschine, cancellando ogni nostro pavore stupido ed egoisticamente vanaglorioso. Ci rituffammo nella nostra rinata purezza ancora intatta, quasi finito. Scivolammo nell'amore più ardente, profondendoci calore e inesausta voglia d'amore fervida e caliente. Speculare ipnosi disponibile in cartaceo, in digitale, in ebook, in Kindle, Amazon, sulle maggiori catene librarie online. Sto attualmente scrivendo un libro provvisoriamente intitolato Bologna insanguinata, una storia alla Stand by Me, un giallo, un noir, doppio, dopo, dopo, dopo i miei noir erotici che sono Il candore svelato, La vertigine del lieve crepuscolo. Questo invece è molto particolare, questo è più che altro romantico, e il diavolo è un giocattolaio. E poi vi consiglio i miei saggi monografici su John Carpenter, Prince of Darkness. Ci troviamo qui dove c'è, diciamo, c'è un manicomio, qui a Imola, più in là c'è il castello, noi uomini medievali, uomini danteschi da gironi infernali.
saggi monografici su John Carpenter, The World, Il seme della follia, Prince of Darkness, eccetera, eccetera. Robert De Niro, l'intoccabile. Vediamo, cerchiamo di accostare all'inferno. Backdraft, fuoco assassino. Il fuoco, forse, della passione che dirompe, scusate, dirompe precipitevolissime volmente. E poi Martin Scorsese, Taxi Driver. Questo Caronte che è Travis Bickle, in questa giacchetta è un po' alla Travis Bickle, un po' alla Bob De Niro. Vi auguro la buonanotte.